Un breve filmato che abbiamo realizzato ci aiuta a capire meglio questa cosa proprio e poi torniamo in studio per parlarne. Un tumore di un centimetro ha già subito circa 27 replicazioni ed è composto da alcune miliardi di cellule. Fin da subito la crescita inizia a dare dei segnali che, se interpretati correttamente, ci permettono di capire che c'è un movimento biologico anomalo in essere. Ricercare quei segnali che indicano la presenza di tumore e la sua evoluzione è sempre stata un'area scientifica di grande interesse per tutto il mondo medico. Noi abbiamo cominciato ad occuparci di marcatori cosiddetti tumorali fin dal 1980-82, focalizzando sulle principali patologie mammella, prostata, ovaio, con l'obiettivo di trovare un aiuto per una diagnosi precoce e per una ottimizzazione delle terapie. Ci siamo accorti che queste sostanze, i marcatori, sono molto importanti quando si è fatta una diagnosi di tumore, con diverse finalità. Primo, per capire quanto il tumore è buono o cattivo, quanto è aggressivo e eventualmente indirizzare le terapie. Secondo, per monitorizzare le persone che hanno avuto un tumore nel tempo e riconoscere precocemente l'eventuale ricaduta. Terzo, per valutare come risponde una persona trattata con chemioterapia o altri trattamenti per il tumore sulla base dell'andamento dei marcatori. Quindi sono test diagnostici, sostanze molto importanti e utilizzabili regolarmente nel follow-up, nella stadiazione e nella gestione del paziente con malattia avanzata. Un servizio ben fatto, tutto molto chiaro, mi sembra, ma c'è dell'altro. Ve lo diremo insieme questa mattinata con Massimo John, direttore scientifico della Fondazione Abbo, che vuol dire applicazione delle biotecnologie in oncologia. Buongiorno. Ciao. Benvenuto. E accanto a lui Pasquale Spagnuolo, responsabile delle politiche sanitarie dell'AVIS nazionale. Buongiorno. Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Intanto, dottor John, è vero che sui marcatori tumorali siamo arrivati, sembra, ad un punto di svolta? Beh, direi senz'altro di sì. I marcatori tumorali fino ad oggi sono stati usati come i comuni esami di chimica clinica, confrontati con un valore di riferimento. Ad esempio, il colesterolo sopra un certo numero, 210 è anormale, 190 è normale. Così il PSA sopra 4,1 è anormale, sotto è normale. E cosa ci siamo accorti? Ci siamo accorti che questo provocava delle informazioni non sempre molto precise, dei falsi positivi, cioè persone col marcatore positivo che non avevano la malattia, e dei falsi negativi, cioè persone con marcatore negativo e che in realtà avevano purtroppo la malattia. Mm-hmm. Bene, cosa abbiamo pensato in questi anni? La comunità scientifica, questo studio sarà una conferma di questa nuova visione. Non guardiamo più i marcatori dal punto di vista del confronto con una finestra di riferimento, ma andiamo a studiarli nel tempo, misuriamo la loro variazione nel tempo, perché non c'è ragione di pensare che il tumore sia qualcosa di normale all'interno del nostro corpo, è una cosa che cresce, quindi il marcatore deve crescere, non essere misurabile su una finestra di osservazione. Questa è la novità del progetto. Senta, lei poi, tra l'altro, per farci capire meglio come stanno le cose, ci ha preparato una grafica di una montagna con una frana. La vogliamo vedere? Eccola qui. Sì, là ci sono due montagne, quella di sinistra, la montagna A, e quella di destra, la montagna B. Come vedete c'è disegnata una frattura. Noi immaginiamo, leggendo quella frattura, di prevedere quale montagna cadrà prima, quale franerà prima. Guardate la montagna di sinistra, c'è una frattura con un valore 4, è piccolina. A destra c'è una fratturona con un valore 10, è grande. Quale cadrà prima? Quale cadrà prima? Quella da 10. Brava, bene, no, qui siamo nel 2010. No. Qui siamo nel 2010. Guardate la foto di 4 anni prima. Bene, guardate. 2006. A, non c'è nulla. B, c'è una frattura di 10 ancora. B non è cambiata di nulla, è uguale. Mentre A non c'era e adesso c'è. Qual è adesso la più pericolosa? La A. Ecco, la stessa cosa con i marcatori. È inutile guardarli nel 2010, bisogna guardarli nel 2009, 2008, 2007. E allora vediamo qual è la frattura dei marcatori che ci dirà di più dove verrà il cancro. Ecco, ma per confermare questa sua felice intuizione è stato varato, diciamo, un importante progetto di diagnosi precoce che riguarda la popolazione sana. Mi può dire meglio di cosa si tratta? È un progetto che vuole misurare la frattura che non si apre, quella da 10 della popolazione sana. È un progetto che si rivolge a 15.000 persone sane, 10.000 uomini e 5.000 donne. Negli uomini verrà studiato un marcatore per la prostata, nelle donne un marcatore per l'ovaio. Ci immaginiamo di studiare queste persone per 4 anni, con prelievi ogni 6 mesi, quindi sarà un progetto enorme. Come sono state scelte queste persone? Queste persone sono state scelte sulla base del fatto di essere dei donatori, quindi di essere già fortemente orientati verso la salute e di essere sani, e di poter essere monitorizzati.
E questo progetto durerà, dicevo, 4 anni e dovrà proprio misurare la variabilità dei marcatori in assenza di malattia, in modo da mettere a punto il sistema di puntamento per cercare poi il cancro. Poi, tra l'altro, dottor Spagnolo, questo progetto porta proprio il vostro nome, cioè sì. Avis Dona Salute. Sì. Giusto? Intanto siamo grati al professor John, che è l'ideatore di questo progetto, e ha voluto coinvolgere Avis e i donatori e le donatrici dell'Avis, che rappresenteranno la popolazione sana che verrà sottoposta a questi controlli nell'arco di 4 anni. Donatori 10.000 circa, donatrici 5.000, verranno sottoposti periodicamente ogni 6 mesi a prelievi di sangue per monitorare questi marcatori. Quanto costerà, Spagnolo, portare avanti questo progetto e come saranno reclutati i donatori? Beh, i costi del progetto sono molto importanti, si parla di 20-25 milioni di euro. Ah, quindi è una bella cifra. È una bella cifra che chi li mette? Beh, verranno messi a disposizione da istituzioni private, soprattutto, quindi è un progetto di grandi dimensioni da cui ci si aspetta molto in termini di significati e di prospettive. Certo. E di risultati. Devo dire che i privati sulla ricerca scientifica in questo paese hanno sempre molto investito, lo Stato da una parte, ma i privati anche dall'altra, insomma, in maniera molto generosa. Beh, guai se non ci fossero i privati. Certo. Indubbiamente danno una mano molto importante alla ricerca scientifica, e i donatori poi verranno reclutati in base alla loro partecipazione, alla loro bisogno di partecipare al progetto stesso, per il quale bisognerà prima compilare un modulo di consenso informato, essendo uno studio, certo, una ricerca finalizzata a individuare determinate importanti ricerche, quindi sarà necessario che il donatore rilasci un consenso informato. Ecco. E quindi verrà fatta una mappatura in tutta Italia dei centri che potranno partecipare al progetto stesso e quindi individuare questi 15.000 tra donatori. Poi, tra l'altro, questi donatori, insomma, avranno anche il vantaggio, dottore, di trovarsi, diciamo così, sempre sotto controllo, perché durante tutto l'arco di questa ricerca potranno naturalmente essere monitorati costantemente, giusto? Sì, diciamo che il progetto in sé non è un progetto di screening. I donatori, okay, saranno monitorati dall'Avis e da una visita all'inizio e alla fine del progetto, sì, che se vorranno aderire avranno. L'obiettivo del progetto è finalizzato a studiare, certo, i marcatori, sì, non sì, ad offrire, sì, uno screening, questo, certo, va precisato. Ecco, sì, sì, direttore John, si parte però con i tumori della prostata, sì, se non sbaglio, e anche dell'ovaio, ma questo programma quasi sicuramente, lo speriamo, consentirà anche di mettere a punto altri markers per altri tumori aggressivi. Quali? Beh, quando Galileo ha inventato il cannocchiale guardava la Luna, poi si guarda tutto il resto. Cioè, il concetto è questo. Se voi studiate un metodo, lo mettete a punto e funziona, questo metodo potete applicare alla maggior parte delle altre malattie, non solo tumorali. Perché le malattie, diversamente dalle condizioni fisiologiche, tendono ad andare in velocità, tendono ad accelerare quello che fanno, mentre la situazione fisiologica conserva la stabilità. Quindi se questo progetto ci darà i risultati, che noi auspichiamo ci dia, noi potremmo traslare i risultati anche ad altri tumori, come il pancreas, malattie molto gravi, molto aggressive, oppure anche come malattie neurodegenerative, endocrine o tra l'altro metabolica. Poi questo progetto consentirà anche la nascita di una biobanca particolarmente, diciamo, unica nel suo genere. Sì, sì, infatti. È verissimo, perché la maggior parte delle biobanche finora esistenti al mondo, ce ne sono molte, hanno un campione per persona. Ah, un colpo, okay, una persona. Sì. Noi invece avremo 9 campioni per persona e quindi non avremo un album fotografico, avremo una galleria di film. Hai capito, Giorgio? Sì. Questa, sì, è la differenza. Credi noi non avremo più l'album fotografico, avremo la galleria di film. Guardi, complimenti, in John. In bocca al lupo, soprattutto. Complimenti a Spagnolo, siete veramente eccezionali, avete spiegato questo progetto con molta chiarezza, sì, e credo che, insomma, sia piaciuto anche molto al pubblico da casa, che è molto incuriosito, giustamente, per motivi familiari, di amici, a questioni di questo tipo. Prego, prego. E volevo solo dire una cosa che mi fa piacere dire in questo momento: ringraziare quanti ci stanno aiutando in questo progetto, a cominciare dalle imprese, dalle 400 imprese che stanno sostenendo Fondazione ABO, a finire alle varie società scientifiche che partecipano ad ABO, perché c'è ovviamente Avis e ABO stanno facendo la base, però dentro c'è ginecologi, urologi, SIGO, SIURO, AGEO. C'è la LILT, che sarà un altro supporto importante, quindi vorrei ringraziare tutte le persone che ha fatto benissimo, noi la ringraziamo.